grazie di essere qui. Funziona, Allora, oggi l'occasione di questo incontro ovviamente è quello di celebrare il 5° anniversario del nostro premio, il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. È quest'anno in particolare un onore per noi il fatto di essere qui, fare questa conferenza stampa qui, in questo luogo, in questo ambiente, in questa situazione. Io ci tengo, prima di passare velocemente all'elenco degli argomenti che dobbiamo affrontare e quindi delle informazioni che dobbiamo darvi, dare due informazioni basilari. La prima è un ringraziamento particolare al Festival, perché vi posso assicurare che nel corso di questi anni l'idea di arrivare qui al Festival del Cinema e quindi consacrare il doppiaggio in uno dei luoghi più importanti del cinema italiano è stato un percorso che insieme a tutti i compagni di viaggio che abbiamo, con cui abbiamo condiviso questo percorso, appunto, è stato un obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio. Quindi già oggi, il giorno dell'inizio di questo lavoro, già oggi possiamo festeggiare il compimento di un traguardo, insomma, ci siamo arrivati. Siamo arrivati al Festival del Cinema di Roma e questo per noi è una cosa importantissima. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Io passo velocemente agli argomenti che trovate anche nella cartella stampa, ma ci tengo a sottolineare alcuni. Galà di premiazione per i migliori doppiatori, come vedete, si svolgerà il 1° novembre, quindi c'è stato un cambio di programma, dovevamo farlo il 30 pomeriggio in sala Lotto, invece si svilupperà in sala Petrassi il 1° novembre alle ore 17. In realtà sono citate le 16.30, ma l'evento inizierà realmente alle 17. Quest'anno, come sempre, padrino e madrina della manifestazione Pino Insegno e Francesca Traghetti, come al solito le persone più vicine al festival, le persone che hanno, come posso dire, contribuito in maniera determinante alla riuscita di questo evento. Io colgo l'occasione per fare una serie di ringraziamenti che è giusto che vengano fatti in questa sede. Prima di tutto all'assessorato alle politiche culturali di Roma, in particolare all'assessore Dino Gasperini, che più di chiunque altro tra le istituzioni sia romane che nazionali ha creduto e crede nel progetto doppiaggio ed in particolare nel progetto del nostro premio. Un grazie sentito perché ci stanno aiutando non solo dal punto di vista ovviamente dei contributi, ma ci stanno aiutando anche dal punto di vista, come posso dire, del morale. In momenti difficili in cui organizzare un evento del genere, per quanto riguarda la raccolta di fondi, ma anche la logistica, è sempre difficile, loro ci hanno spinto, credono in tutto il mondo del doppiaggio e in tutto quello che significa il doppiaggio per Roma. Poi il Festival del Cinema, l'ho detto, in particolare ci tengo da morire a ringraziare Lucio Argano che si è dimostrato un partner importantissimo in questa evenienza. La Fondazione del Cinema di Roma ovviamente di conseguenza e poi le associazioni che ci aiutano in questo percorso, quindi tipiche del doppiaggio, AIDAC, ANAD, ANEC, ANEM e ANICA. Sembra il traffico sull'autostrada. Esatto. Francesca e Pino, che come sapete, insomma, l'ho già detto, sono padrino e madrino di questa iniziativa. E in particolare Filippo Ottoni e Danilo De Girolamo, oltre ad essere due persone che sono e rappresentano il mondo del doppiaggio, in questo caso rappresentano per noi anche qualcosa di più, cioè la nostra coscienza, cioè quello con loro condividiamo i nostri contenuti, quello che vogliamo dire del doppiaggio a prescindere dalla premiazione dei migliori doppiatori, perché come sapete il Gran Premio del Doppiaggio non è solamente un evento che dà dei premi, una premiazione o un... come posso dire, una kermesse volta a premiare i migliori doppiatori dell'anno, ma il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio è un evento che dura tutta la settimana e come in tutte le edizioni precedenti ci siamo rivolti al pubblico attraverso seminari universitari, contributi che vengono direttamente dai doppiatori, dalle sale di doppiaggio, abbiamo portato tantissime persone nelle sale di doppiaggio per la prima volta. Abbiamo dato delle borse di studio a tantissimi studenti che volevano approfondire questo discorso e con Filippo e con il dottor De Girolamo abbiamo approfondito una delle tematiche più importanti per quanto ci riguarda il doppiaggio. Io quest'anno insieme agli altri ragazzi del team volevamo coniare un claim per questa edizione,
ed è un claim che è venuto fuori l'anno scorso durante un convegno che abbiamo organizzato presso il mercato del cinema qui al Festival. E il claim era questo: il doppiaggio è cultura. Filippo l'ha ripetuto diverse volte, l'affermazione può sembrare anche abbastanza, come posso dire, forte ed è provocatoria. Il doppiaggio è cultura, c'è un mondo dietro al doppiaggio che spesso nel mondo del cinema non viene riconosciuto, che è quello dell'adattamento, che è quello degli aspetti puramente linguistici, che devono, secondo noi, in un luogo del genere trovare una collocazione adatta, devono trovare una valorizzazione. Uno degli intenti di quest'anno con Filippo e con il dottor De Girolamo è proprio quello di esaltare questi aspetti, e lo faremo non tanto nella serata di premiazione che si svolgerà il 1° novembre, ma lo faremo durante tutta la settimana degli eventi che noi svilupperemo all'interno dello Spazio Doppio, che è uno stand che abbiamo allestito all'interno del Villaggio del Cinema. Vi invito a partecipare a tutti i nostri appuntamenti. Non so se Filippo, noi abbiamo allegato un programma qui nella Cassella Stampa, non so se Filippo vuoi, prima di passare all'elenco delle candidature, citare un paio di appuntamenti che ti risultano più adatti per essere citati, o vuoi dire qualcosa, a me farebbe un enorme piacere. Filippo Ottoni. Grazie. Gli appuntamenti che riguardano soprattutto me sono gli incontri con l'università. Come diceva il mio omonimo Filippo, noi riteniamo che il doppiaggio sia un'operazione culturale quantomeno, e come tale vorremmo che fosse vissuta anche dagli altri. C'è una singolare, c'è un singolare atteggiamento nei confronti del doppiaggio, cioè nessuno si sognerebbe mai di dire, per esempio, che le scenografie sono finte, che gli attori sono truccati, che ci sono i costumi, che ci sono gli effetti fatti l'attore con non il computer. Muore. Sì, cioè il cinema è finzione. E come tale è l'arte della finzione. Però qualcuno si indigna quando si parla di doppiaggio perché dice ma le voci originali. Le voci originali, si sostituisce tutto. A parte che il cinema italiano, i grandi divi della storia del cinema italiano sono stati quasi tutti doppiati, però nessuno ha mai reclamato. Però non voglio fare polemiche, voglio dire che noi stiamo cercando di tirar fuori, non solo dal buio delle sale, ma soprattutto da una diffusa, quantomeno ignoranza, se non ostilità, nei confronti del doppiaggio, e rimetterlo al posto che gli compete, cioè la cultura. Certamente abbiamo avuto dei grandissimi doppiatori, i motivi per cui abbiamo in Italia doppiatori così straordinari, diceva Orson Welles, gli attori italiani sono dei grandi imitatori. In Italia è il paese in cui gli imitatori diventano dei divi, negli altri paesi non succede questo. Però ne traiamo un vantaggio perché siamo veramente capaci poi di riprodurre le voci, le sfumature recitative degli altri paesi, delle altre lingue e degli attori originali. Quindi nell'ambito di questo Gran Premio è encomiabile che Filippo, Pino, Francesca abbiano deciso di ampliare questo discorso, cioè di non farle solo un fenomeno relativo alla bravura, al talento di singoli doppiatori, quanto di estenderlo. Tant'è vero che ora in quasi tutte le università italiane c'è anche un corso inserito nei corsi di linguistica, nei dottorati di lingua, è inserito un aspetto che riguarda la traduzione cinematografica. Ecco, noi ci sforziamo in questi incontri che avverranno con l'Università di La Sapienza, con il professor Castorina e la professoressa Cipri, e poi con quelli di Roma 3, con la professoressa Roccolombo e la professor Letti, di affrontare alcuni aspetti che sono squisitamente riferiti alla trasposizione linguistica, che è la prima fase di una lunga serie poi di interventi artistici e tecnici che portano poi al prodotto finale, che è il doppiaggio.
Grazie infinite Filippo. Io colgo l'occasione, faccio gli ultimi due ringraziamenti, Antonio Flamini che ci aiuterà nella gestione del parterre, e Antonio Genna, e di conseguenza anche il mondo dei doppiatori.it, sono due siti internet che gestiscono tutto il database del mondo del doppiaggio. Sono partner insostituibili per quanto riguarda l'evento, il nostro evento, ma in generale per chiunque faccia parte del mondo del doppiaggio, quindi grazie anche a loro. A questo punto non ci rimane che passare il testimone a Francesca e Pino, che così come faranno durante la serata dell'evento del primo pomeriggio dell'evento del primo novembre, ci guideranno all'interno delle nomination di quest'anno e quindi dei più bravi doppiatori, adattatori, tecnici, fonici, chi più ne ha più ne metta nel mondo del doppiaggio. Quindi grazie. Aspettate che il nonno si attrezza. No, vabbè, ma non volevo fare una mera lettura, no. Non, anche l'amore nei confronti di quest'arte meravigliosa che ci invidia tutto il mondo, perché siamo i migliori al mondo, ma non solo come doppiatori, ma come tecnici, come tutto. E come diceva Filippo, anche i libri sono di default ormai, no? Sono declinati e sono tradotti, per cui nessuno si scanda. E poi esiste una buona traduzione e una brutta traduzione, così nel doppiaggio, fine. Ed è molto amato se si sta in una tavolata in qualsiasi parte dell'Italia, se c'è un dottore tutti gli chiedono, io ho sta cosa, se c'è un doppiatore si parla soltanto del doppiaggio, perché è affascinante, perché è sicuramente un mondo che attrae moltissimo l'immaginario collettivo, perché questa sala buia con questo schermo, con queste persone che si immedesimano così tanto in due secondi in degli attori meravigliosi, perché per tutti quanti noi Cary Grant c'è la voce di De Angelis, non è, se senti John Wayne in originale dice no, non è così, è Cigoli. Per cui abbiamo questa fortuna di aver avuto questi padri fondatori che ci hanno aiutato a capire com'è il doppiaggio e soprattutto a capire come si recita, perché poi il doppiaggio è una evoluzione rapidissima della recitazione, in un attimo tu devi dare l'intenzione giusta nel modo giusto senza neanche muoverti, per cui pensate quanta forza nella voce e nell'espressione della voce. Per cui pensate che è bello per un attore prendere in mano un copione e già immediatamente riuscire a impadronirsi di un personaggio, di dargli subito un minimo di corpo. Per questo molta gente vuole per la strada fare soltanto il doppiatore, credendo che puoi non essere un attore, per cui sono nate delle scuole che rubano soltanto dei soldi, e bisogna stare molto attenti a questo, perché è come se uno ci avesse la mano ferma, entra dentro una clinica e dice voglio fare il chirurgo. C'ho la mano ferma, ho capito, ma hai fatto medicina? No, però guardi che mano, guardi, mi dispiace, non è così. Un doppiatore è un attore completo, è sicuramente una persona che ha il dono da parte sua e ha uno studio profondo di impostazione vocale, di dizione e di recitazione. Questo vuole essere tanto il programma, e questo io e Francesco lo amiamo tantissimo, perché è l'unica parte, pensate un po', dove se perdi un provino tu lo vince un altro bravo, incredibile, no? C'è una provocazione davvero in un mondo che sta andando dove sta andando grazie alla mancanza di meritocrazia. Il teatro, come il doppiaggio, è l'unico paradiso che offre la possibilità di girarti e trovare uno che c'ha l'empals, capito? Cioè, pazzesco. Non trovi uno che esce da casa vicino a te, che te sta recitando addosso e si sa come collocare. Per cui siamo orgogliosi di questo, quando abbiamo voluto far nascere questo premio, e soprattutto vuole essere una festa per il doppiaggio, non vuole, sono infatti migliori, come si dice all'Oscar, di Oscar goes to, cioè non è che gli altri hanno perso, è che fra tanta gente, fra tanti migliori, festeggiamo ogni anno qualcuno, ma con grande onestà intellettuale, non è 1200 persone a cui uno telefona e dice guarda c'è Mario, c'è il film, a me hanno dato due a DreamWorks, se me ne diamo una a Warner, una a 01, non è così. Può darsi che vince 10 gran premi del doppiaggio, la 01 come Medusa, come... Non è una scorciatoia per poter lavorare, anzi, per noi, per me Francesca a certe volte si è rivelato pure un coltello a doppio taglio. E per cui c'è una giuria molto larga, importante, fatta da più di 80 persone, tutti addetti ai lavori nel doppiaggio, anche qualcuno dell'università ovviamente, per cui sono i doppiatori che hanno vinto il Gran Premio in precedenza, quelli candidati e ovviamente i responsabili come Danilo e Filippo dell'AIDAC e l'ANAD, che sono l'associazione degli adattatori, che è una vera arte, visto che molte volte il linguaggio per la strada viene modificato a seconda del periodo storico, a seconda pure dei film,
perché chissà quante volte siamo trovati a confrontarci con parole nuove nate all'interno di un film. Non abbiamo mai detto fino agli anni 80 Cristo Santo in vita nostra, mai. Da John Travolta in poi è diventata un'espressione offanculo, per dire, no? La contrazione del baffa non c'era, anche quella, perché lì c'è il fuck off, insomma, non è questo però quello che fanno gli adattatori, non è soltanto le parolacce, ma è proprio uno studio molto profondo. Va bene, detto questo, ci tengo proprio a esprimere tutto l'amore nei confronti di questa materia meravigliosa che è il doppiaggio in tutte le sue forme, e a gratificare tutti quelli che lo fanno, e ringraziandoli personalmente. Passo la parola a Francesca, che ormai ti puoi raccontarci di casa, come va a casa. Va abbastanza bene, si è rotto un tubo sabato, ma l'abbiamo risolto. Ma quello un po' a tutti, no, vabbè, io chiudo velocissimamente questo discorso sull'amore per questo lavoro. Questo premio è nato proprio per un atto d'amore, per mettere in luce le grandi professionalità a tutti i livelli, da quando il film viene tradotto, adattato, a quando viene missato, perché si tendeva un po' a considerare i doppiatori una categoria, una setta segreta, una cosa oscura di cui era meglio non parlare. No, parliamone tanto, perché non è detto che un doppiatore debba per forza fare l'attore, ma sicuramente un attore che fa il doppiatore è molto più bravo di un attore che non lo fa. E questo basta che vediate qualunque produzione italiana, se lo capite l'attore è probabile che abbia fatto doppiaggio, se non capite una parola è probabile che non l'abbia mai fatto. Fate la percentuale e capite chi ci ha lavorato e chi no. È una grande occasione di studio per un attore fare doppiaggio, perché si recita su tempi non propri, con un linguaggio diverso, con un respiro diverso, e quindi è una palestra straordinaria. Non a caso, insomma, parliamo di Giannini, Proietti, insomma, abbiamo degli esempi di attori italiani, forse i più bravi che ci sono in giro, che sono tutti eccellenti doppiatori. Detto questo, poi noi volevamo fare una grande festa per dire quanto sono belli, quanto sono bravi quelli che lavorano nel doppiaggio italiano, in un momento di crisi totale in cui è molto divertente darsi addosso, dire che c'è una categoria di straordinari professionisti che ci invidia tutto il mondo, e lo possiamo dire, so come il parmigiano, i doppiatori italiani, il doppiaggio italiano, diciamocelo e godiamocela e facciamo una bella festa. Quando infatti abbiamo chiamato Woody Allen, quando è venuto a mancare purtroppo il grande Re Stelionello, dopo praticamente 2 ore ci ha risposto immediatamente da Los Angeles, dove stava girando il film, e si è reso disponibile per fare un DVD che abbiamo poi ovviamente mostrato al campionato di doppiaggio, dove ringraziava apertamente Re Stelionello di averlo reso davvero un attore migliore, o comunque di avergli ridato lo stesso tipo di personalità. Se fate caso, nel doppiaggio intercontinentale su Woody Allen, l'unico che veramente dà quelle insicurezze, quei tartagli, quel modo di esprimersi eccetera, è Oreste Lionello. E così faccio esempio di Oreste per dire tutti gli altri, ci tengono sempre a gratificarci. Devo dire che gli attori americani, e spesso anche le produzioni, tendono a ringraziarci con dei fax molto importanti, con dei telegrammi, con delle mail molto importanti. Anche Ridley Scott, qualsiasi persona ci ringrazia sempre come miglior doppiaggio e adattamento europeo. Siamo insomma, molto contenti. Il doppiaggio italiano è adorato all'estero, quindi cominciamo ad adorarlo pure noi. Questa festa nasce proprio così, non è un caso che la giuria sia composta da tutte le persone premiate o anche solo candidate negli anni precedenti. Quindi è una giuria a prova di bomba, perché si parla di 80 professionisti, quindi non viene veramente lasciato poco al caso, e a noi ci piace tanto, continuiamo a farlo. E va bene, ci diamo almeno ci diamo qualche nomination. Esatto. Vai, per esempio, i migliori film, che il miglior film che abbiamo fatto come gli Oscar, abbiamo dato la possibilità. Il miglior film ovviamente è il miglior doppiaggio di un film, certo, quindi vuol dire il lavoro di tutta l'equipe, dall'adattamento ai doppiatori, dalla direzione, insomma al mix, tutto. Stando attento anche ai piccoli film, non è importante che il film, non è che l'Uomo Ragno, allora siccome ha incassato 12 milioni di euro è un film candidabile, no, perché magari a livello di adattamento e di recitazione è forse meno impegnativo rispetto a quegli altri, per cui si è deciso di nominare Beautiful, il film di Inarritu, straordinario,
I ragazzi stanno bene, Il discorso del re, Il segreto dei suoi occhi, film che ha già vinto l'Oscar, Un mondo migliore, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Precious, The Fighter, The Social Network e Un gelido inverno. Queste sono le nomination per i migliori film. Il doppiatore, dunque, come doppiatore protagonista è stato nominato Luca Biagini per Il discorso del re, Roberto Pellicini per Beautiful, Davide Perino per The Social Network, Dario Penne per l'uomo dei tuoi, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni e Massimiliano Manfredi per 127 ore. Che poi Massimiliano quest'anno praticamente ha fatto tutti i film dove era solo, perché ha fatto Barriers, che stava dentro una bara per due ore a parlare da solo col telefono, 127 ore da solo in mezzo al Gran Canyon. Adesso parla da solo anche nella vita, ma non ci parliamo più da un po' di tempo per farlo sentire. Per quanto riguarda le donne, abbiamo una straordinaria Alessia Mendola in Precious, un altrettanto, se va bene, un poker di campionesse, Ludovica Modugno nei Ragazzi stanno bene, Federica De Bortoli per Il cigno nero, Chiara Colizzi per Rabbit Hole, sì, e Vittoria Febbi per Minja in Poetry. Ah, una cosa che noi ci teniamo sempre a sottolineare, le due categorie, doppiatore protagonista, doppiatore non protagonista, non si riferiscono assolutamente all'importanza del doppiatore, perché molte volte abbiamo avuto tra i doppiatori non protagonisti o le doppiatrici non protagonisti dei numeri uno, si riferisce unicamente al ruolo del film, quindi non all'attore ma al ruolo del film. Per esempio, vedete, film anche piccoli come Poetry vengono presi in considerazione proprio perché magari sono stati visti poco, ma sono dei film ottimi da un certo punto di vista recitativo, e lì c'è una straordinaria Vittoria Febbi, che indimenticata doppiatrice di Jessica Lange, per esempio, in Frances, che è un film che veramente ancora resta nel cuore. Poi abbiamo i non protagonisti, il miglior doppiatore non protagonista, c'è Francesco Vairano, bravissimo direttore e adattatore, ma stavolta doppiatore nel discorso del re, nel ruolo ovviamente di Jeffrey Rush, Lorenzo De Angelis di Social Network, è un film straordinario, doppiato benissimo, un adattamento da paura, pensate quante cose tecniche in quel film sono tutte molto chiare, Gaetano Barcasia nel gelido inverno, anche questo è un piccolo film, e Bruno Alessandro, l'ispettore Derrick, nel ruolo di Luca in Uomini di Dio, un altro bellissimo film, e in The Fighter per Adriano Giannini, che si sta evolvendo in maniera molto grande, sta cercando di raggiungere il buon papà anche nel doppiaggio, ed è un bravissimo ragazzo, chiedo scusa, vedi quando dimentichi le cose accese. Miglior doppiatrice non protagonista, Franca D'Amato e Domitilla D'Amì per I ragazzi stanno bene, Domitilla D'Amì con Il cigno nero, e Roberta Greganti in Miral, anche questo è un piccolo film, ma bellissimo, bellissimo, dove c'è tanta recitazione, ed è il film di Snabel, Julia Snabel, questo è il film che è stato visto meno rispetto agli altri, però di grande attenzione, molto vicino a Inarritu, come questo, quando fanno un film bisogna stare molto attenti. E poi sempre Beautiful, Irene Di Palmo nel ruolo di Marambra, che è la donna, e Laura Romano, scusate, Laura Romano, Geni Sabietta, Il discorso del re. Ci sono, poi c'è l'adattamento, Francesca, anche questa è una cosa importantissima. Per The Social Network, Francesco Vairano per Il discorso del re, Elettra Caporello per Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni, Marco Mete per I ragazzi stanno bene e Lorenzo Matri per Miral. Poi, come vedete, da soli ovviamente ci sono anche miglior serie TV, le film d'animazione, la direzione di doppiaggio ovviamente, ma soprattutto vedete c'è il miglior mixage, anche questo è votato assolutamente soltanto dai tecnici del settore, perché noi magari pensiamo che quel film d'azione sia incredibilmente bello come messaggio, ma magari la colonna internazionale già è arrivata missata, per cui devi mettere soltanto delle voci eccetera, mentre c'è proprio un lavoro certosino anche sui film solo di parola, per esempio La classe, quel film francese, il doppiaggio era di una difficoltà estrema, perché tu c'avevi il brusio, c'avevi quello in prima, il professore che parlava, quello in fondo che rispondeva, quello davanti che chiacchierava. Era per cui un lavoro, lì i rumori dei banchi, un lavoro certosino di messaggio, che magari un laico non ci pensa, pensa che magari 2012 ammazza che hanno fatto, ma 2012 arriva già con qua roba, di mettere soltanto la voce dentro, missarla nel migliore dei modi, ma non hai 300 colonne aperte, mentre nel film, in un film del genere, c'hai vari livelli di parola, per cui il tecnico sia di sala che quello di che missa alla fine fa un lavoro, ragazzi, che non finisce mai, per cui ecco, anche quello si è scelto una giuria tecnica
presieduta da Cucinelli, che ovviamente è fuori dalle candidature, come siamo fuori io e Francesca. Io purtroppo mi piange il cuore, non riuscì a prendermi un premio, ma per tanto vabbè, costruiamo noi, modo, cioè, ne famo uno in più e mo prendo. Perché anche il nastro d'argento, ad esempio, che lì ho avuto il piacere di portarlo a casa, ma lo dicevo per questo, ha deciso di togliere il premio per i doppiatori proprio perché riconosce la signora Laura De Licolli con grande affetto, riconosce il Gran Premio del Doppiaggio come premio ufficiale per i doppiatori. Per cui siamo molto contenti anche di questo. Bene, questo è quanto. Cioè abbiamo anche il miglior assistente e il miglior fonico. Io aggiungerei solo una cosa, rimanderei tutti anche al nostro sito internet che è www.premiodeldoppiaggio.com. È molto importante perché oltre a ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo al programma, candidature, nomination e il programma anche dello spazio doppio, c'è la possibilità per il pubblico di votare il miglior doppiatore dell'anno, quindi c'è il premio del pubblico che si può votare direttamente sul sito. Questo è molto importante, quindi vi chiedo la cortesia veramente di promuovere il sito in maniera tale che possa essere diffuso il messaggio verso il pubblico per questa appropriazione e questa votazione. Basta, abbiamo detto tutto, grazie. Grazie.